Amici miei, siamo arrivati all'anniversario dei 500 anni dalla Riforma protestante. Tutto quello di cui dovete essere consapevoli è che i gesuiti del Vaticano stanno usando questo festeggiamento come veicolo per distruggere il cristianesimo protestante. Inviano falsi apostoli che si infiltrano nelle chiese e creano movimenti di culto per sovvertire e manipolare i protestanti dentro dottrine di demoni. Vengono per rubare, uccidere e distruggere, e questo è il risultato chiaro dal giuramento gesuita che è stato fatto e che è praticamente intenzionale. Questa società è radicata sulla massoneria, col Papa Francesco, che è il primo vero Papa gesuita. Non sono cristiani, sono luciferini e cabalisti. Non mettetevi con i non credenti sotto lo stesso giogo. E quale compagnia ha giustizia con l'ingiustizia e qual collaborazione ha la luce con le tenebre? Quello che abbiamo visto svilupparsi col movimento ecumenico è una conduzione verso la New Age dell'Anticristo. Non lasciarti ingannare. Voglio portare urgentemente qualcosa alla vostra attenzione. Il movimento ecumenico che sta prendendo piede a livello mondiale sta facendo questo, credo, nello spirito dell'Anticristo. Ora questo suona come una grande dichiarazione, ma spero di potervi dimostrare che è vero. È stato fatto nel nome di Cristo. È stato diretto dalla Chiesa Cattolica Romana. Il suo mandatario del movimento carismatico o il suo capo del movimento carismatico è arrivato per la riunificazione della Chiesa Cattolica Romana. Affermano che quando il mondo vedrà questa riunificazione, allora improvvisamente l'intero mondo crederà in Cristo come risultato di questo, e questo presumibilmente preparerà la strada per il ritorno del Signore. Questo in realtà è contro la Bibbia. Ma una volta che avrete visto questa grande separazione dello spirito di divisione che è stato abbattuto liberando il Signore Gesù, per ottenere questa cosa che è in corso. Gli oratori principali sono il cardinale Daniel Di Nardo e Kenneth Copeland. Kenneth Copeland è uno dei soliti sospetti secondo il movimento carismatico. Le sue dottrine sono talmente eretiche che non si possono nemmeno descrivere come cristiane. Non c'è da mettere in dubbio che Copeland è collegato con la massoneria del misticismo ed ogni tipo di perversione del cristianesimo biblico che potreste mai sognare. La più grande divisione della Chiesa nella storia, la Chiesa cattolica, che abbiamo protestato per 500 anni. C'è anche un'associazione della nuova riforma apostolica che rappresenta lo gnosticismo, che è lo stesso problema o la stessa influenza demoniaca che attacca la Bibbia cristiana nel Nuovo Testamento. Fondamentalmente lo gnosticismo è misticismo, ha a che fare col soggetto dell'esperienza spirituale che viene elevato al di sopra della parola di Dio o della dottrina biblica. Quindi questo è per rimettere insieme tutte le religioni, giusto? Il messaggio di Maria di pace, unità e tolleranza è quello che affligge ed angustia la bramosia del mondo. La regina proclama che arriverà il tempo dove tutta la cristianità sarà riunificata sotto la Chiesa romana. È il papato che sta facendo questo adesso? La più grande divisione nella storia, la divisione della Chiesa cattolica. Satana è questo spirito di divisione. Ora quello che abbiamo avuto a che fare 500 anni fa è stata una protesta, un conflitto. Oh, uno dei miei giorni preferiti nella mia vita è stato col Papa Francesco. Che uomo, è uno dei miei eroi ed è tutto quello che lui è, tutte queste cose. Questa è una delle cose che mi ha acceso ed io sono un fuoco.
ho semplicemente sentito, ho sentito quello che il Signore mi ha detto, l'ha detto giusto un paio di giorni fa, il 2018 sarà l'anno del Santo Spirito e del fuoco. Il grande 18, diciamolo insieme, dite il cattolicesimo, luterano. Se non ci sono altre proteste, come potranno esserci chiese protestanti? Lou Engel, della chiamata degli inginocchiati, si inginocchia al leader cattolico come atto di riconciliazione. Quello che è essenziale ricordare sui Cavalieri Templari è che questa è dominazione, questo è dominio teologico di prendere possesso del mondo. Entrando nella riunificazione con la Chiesa Cattolica Romana, affermano che quando il mondo vede questa riunificazione, allora improvvisamente il mondo intero crederà in Cristo. Ora, questi sette campi di influenza sono molto potenti, così potenti infatti che colui che occupa la cima più alta di queste montagne può dare letteralmente forma al programma che forma le nazioni. Può dare letteralmente forma al programma che forma le nazioni. Dov'è nella Bibbia che la Bibbia insegna che i governi del mondo saranno controllati e governati dai credenti rinati? Se potete, mostratemi una scrittura. Dov'è nelle scritture che si dice che la Chiesa avrà guadagnato questa influenza dove governeremo il mondo? La mia Bibbia dice che questo, quando arriverà Gesù, lui, non la sua Chiesa, lui il re della gloria, lui fonderà il regno. I Cavalieri Templari sono il cuore di questa cospirazione per governare il mondo, conosciuti oggi in modo diverso come il nuovo ordine mondiale. I gesuiti sono in realtà i Cavalieri Templari rinati. Stanno reggendo queste crociate contraffatte, pertanto diffidate da queste pericolose dottrine di demoni che stanno arrivando all'interno della Chiesa. Nessuno entrerà nel nuovo ordine mondiale a meno che lui o lei non si impegnino ad adorare Lucifero. Nessuno entrerà nella New Age a meno che non abbia una iniziazione luciferina. David Spangler, direttore dell'iniziativa planetaria Nazioni Unite. È profetico che Dio usi anche te per creare brecce. Nel nome di Gesù serve lo spirito della religione per inserire la gloria e tagliar via le teste. Decapitazione. Colui che occupa la cima più alta di queste montagne può dare letteralmente forma al programma che forma le nazioni. Questa crociata, crociata, questa guerra al terrorismo, i Cavalieri Templari. A Gerusalemme i Templari hanno iniziato a deviare sempre di più, allontanando le pratiche del cristianesimo. Hanno imparato le arti segrete della Kabbalah, una forma antica della magia ebraica, insieme con i loro riti oscuri e di rituali. Nel 1717 i Templari fecero la loro riapparizione in Europa. Erano cresciuti sia in numero che in forza, ed ora erano pronti per coniare una nuova identità, liberi dalla loro reputazione del passato, offrendo credibilità se non solamente alla monarchia e all'aristocrazia dell'Inghilterra. Ed il nome che scelsero per loro era un nome che sarà conosciuto da molti, ma compreso da pochi. Questo nuovo nome è la massoneria. Ora, nel loro intimo, questo argomento sembra sia ben legato ai Cavalieri Templari. E so che sembra veramente strano per dove stiamo andando, ma onestamente questo inganno che sta arrivando all'interno della Chiesa è in realtà legato ai Cavalieri Templari Gesuiti, il governo dell'ordine del Tempio di Salomone. Voglio dire, non siamo solo nel periodo dove tutti quanti dicono che sta per esserci un terzo tempio e poi nel 2013 sono arrivati alla luce, qui i Cavalieri Templari sono tornati, non che siano mai andati via, ma sono tornati alla luce del pubblico. L'ordine magistrale sovrano del Tempio di Salomone, 2013 anno domini. È stato completamente restaurato come oggetto sovrano indipendente di una legge internazionale nel 2013 che incorpora l'autentica eredità templare e
Qui letteralmente abbiamo il sito web che è dedicato a tutti questi documenti ufficiali, documenti legali, pensate, le loro missioni. Questo è quello che voglio mostrarvi, questa è la spiritualità templare. E qui ci sono questi link con l'inganno, dove vedete che adorano le dee, che venerano la femminilità divina, Gaia. Le regole del Tempio dimostrano che i cavalieri templari si sono sempre dedicati al principio di onorare le divinità femminili come l'aspetto spirituale femminile di Dio. Come potete vedere, questo legame con la Chiesa Cattolica Romana dei Gesuiti, che permettono le idee della Luna e di tutte queste false religioni, ed inoltre questa New Age pagana, che in realtà è questo antico programma di Babilonia. E questo cacciar via la mascolinità, sapete, vediamo tutti questi attacchi a Dio e al Vecchio Testamento e alla verità di Dio, che viene sostituita in questa esperienza fiabesca ed emozionale di questi show, tutto senza confini, senza restrizioni, senza comandi. E tutte queste cose sono legate quando si arriva al suo vero nucleo, alla cospirazione, al cuore di questo nuovo ordine mondiale, l'anticristo, il paganesimo, il programma babilonese del nuovo ordine mondiale. In questo momento è radicato nei cavalieri templari, che non se ne sono mai andati, ma che adesso, nel 2013, sono usciti ufficialmente e pubblicamente, dichiarandosi loro stessi sovrani, una entità sovrana senza territori, ma comunque sovrani. Quindi è tutto gnosticismo e misticismo cristiano, le divinità femminili, l'unica eredità antica e diversa dalla spiritualità templare è stata completamente dischiusa al Vaticano ed approvata ufficialmente dalla Chiesa Cattolica Romana. L'autentica spiritualità templare è una forma di autentico gnosticismo esoterico, completamente compatibile con i canoni del misticismo cristiano, del cattolicesimo classico. La spiritualità gnostica si concentra principalmente sulla comunione divina, diretta e personale attraverso il Santo Spirito. Eccoci qui, come appare la cavalleria templare. Guardate qui, in questa fotografia del Papa, con tutti i leader mondiali delle religioni, delle false religioni, induismo, Islam, Baha'i. E questo è quello che ci mostrano. Alla fine della pagina possiamo vedere tutti questi emblemi che ci dicono molto. Protezione pontificia, riconosciuta dai cinque tori papali vaticani come guardiani templari della Chiesa, cooperazione con l'Islam. Guardate qui, cooperazione con l'Islam come strumento dei cavalieri templari gesuiti. Guardate qui, i cavalieri di Saladino sotto il patronato sovrano templare, relazioni diplomatiche con le Nazioni Unite, col cimiero di Roma. Oh, santo cielo. Guardate qui, le Nazioni Unite. Qui è dove tutti questi programmi stanno per arrivare. E ricordate che le Nazioni Unite, tutti loro hanno questi libri sulla spiritualità New Age, Alice Bailey, e tutte queste persone che sono state immischiate in questo gnosticismo contraffatto, la spiritualità dell'Anticristo. E questo è molto simile. Questo logo è molto simile a quello che si vede in questi grandi, così chiamati cristiani, reti di trasmissione cristiana alla vera sommità. Con questo fuoco sull'acqua, che si vede in parecchie di queste grandi organizzazioni o livelli, molti simboli degli illuminati, ma quello che è essenzialmente, ricordate i cavalieri templari, questa è dominazione, questo è dominio teologico sul prendere dominio del mondo. Questo quindi spiega l'affluenza delle false dottrine,
degli infiltratori gesuiti dentro le chiese, dentro i mezzi di comunicazione di massa, i media cristiani. E con tutti questi credo al centro del Sacro Graal, lo gnosticismo divino femminile che stanno realmente spingendo nelle chiese, perdendo questi confini, che stanno pubblicizzando come qualcosa che si fa ad Hollywood. Sapete, dobbiamo uscire da questo box, abbiamo bisogno, sapete, di dimenticare tutte queste vecchie cose, dobbiamo liberarci noi stessi, liberarci ed essere liberi, liberazione dal vecchio per entrare dentro questa nuova spiritualità che è molto più umanistica e che è molto più divina e che si sente di più mentre si sperimenta. Questo è il formaggio della trappola dove cercano di attirare la gente. Quello che voglio dire, sì, ci saranno certamente delle cose buone in questa riforma, ma loro stanno recitando una riforma contraffatta, che sono i cavalieri templari di una riforma gnostica, e attraggono persone dentro queste orribili scene che vi ho mostrato all'inizio. Questa è la musica Betel, e tutte queste persone che hanno queste rinascite fasulle, queste profezie contraffatte, falsi segni e prodigi, questi gruppi che in questo momento veramente stanno spingendo lo spirito Kundalini. Queste, sapete, queste false crociate che detengono a questi alti livelli, attraverso le quali persuadono e forzano le persone dentro allo spirito contraffatto. In verità vi dico, l'uomo che non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro ed un rapinatore. L'uomo che entra dalla porta è il pastore delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le conosco io stesso. La zona pericolosa, fuori dall'ovile, lontano dalla vista del pastore, vivere da soli senza protezione, senza ascoltare il pastore, senza seguire il pastore. Le pecore sono cieche e non possono camminare da sole perché dipendono dal pastore. Guardate, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Matteo 10, 16.